Partiamo da, visto che è l'ultima partita, partiamo da lontano. L'obiettivo della società fin dall'inizio era quello di salvarsi il prima possibile, l'abbiamo ottenuto con tante partite di anticipo, quindi niente da dire, tutto a posto. I ragazzi volevano arrivare ai play-off, hanno raggiunto questo obiettivo, benissimo. Stasera l'obiettivo era quello di provare a vincere gara 2, ma non tanto per me o la società o Massimo o qualcun altro, più che altro per loro stessi e per il pubblico che era numeroso a vedere questa partita. Diciamo che il pubblico comunque, nonostante tutto, ha visto veramente un buono spettacolo, molto bella, con alti e bassi, una partita di basket interessante dove non sempre si vince e non sempre si perde. Andiamo alle note negative. Noi prendiamo i giocatori sulla base di quello che riusciamo a vedere in campo dagli avversari. Quello che non ho capito ancora è perché quando noi prendiamo giocatori da quelle altre squadre che giocano contro di noi ci fanno un culo così, si dice così a Arezzo, sì, è giusto che lo dica. Appropriato. Quando vengono a giocare a Arezzo invece non lo fanno. Certo. Allora, stasera ci dovevano essere giocatori che dovevano essere leader e stasera il leader lo ha fatto Giovanni Ghini del 2003. È abbastanza vergognoso e spero che questo messaggio giunga bene a tutti, ok? Ma ripeto, è un piccolo dettaglio su una cosa ai vecchi della squadra. Ma questo era perché arriviamo alla fine, abbiamo perso la partita, forse grazie agli arbitri che ci hanno fischiato un fallo che non c'era questa volta, ok? Ci hanno, per un errore che abbiamo commesso noi, ci danno questa cosa e non riusciamo neanche a sfruttare questa, un leader, questa cosa è molto grave, a me questa cosa non va giù, ok? Quindi te la dico perché sì, è giusto che sia così, non mi va di nascondere le cose perché tanto la gente l'ha visto da sé, quindi questa cosa non deve accadere perché... come dire, dei ragazzi, così li abbiamo nel giovanile, allora prendiamo i nostri ragazzi e facciamo giocare i nostri. È vero, quindi, questa sera nella fase finale sono mancati gli uomini più esperti. Perfetto, quindi cosa sto a significare? Va bene tutti, bravi tutti, applausi a tutti, però queste cose non devono accadere, perché non possiamo permetterci con una squadra più forte di noi, come Castel Fiorentino, costruita con dei giocatori veramente di categoria, abbiamo tenuto fino all'ultimo e chi deve fare la differenza all'ultimo, visto che prima non l'aveva fatta, la deve fare. Tutto qua. E siccome purtroppo sono più le partite che non vanno bene rispetto a quelle che va bene, bisogna un attimino mettersi a tavolino e ragionare di questa situazione, perché così non va bene. Detto questo, finiamo in bellezza. Ringrazio tutti quanti, il pubblico per primo, i ragazzi i ragazzi in tribuna, tutti quanti, a nome della società ringraziamo tutta la cittadinanza che è venuta a vedere questa partita, che comunque è stata bella, però io sono sempre sincero, non mi va di dire una cosa e dietro ne penso un'altra. È chiaro che il risultato a volte ha la sua importanza, ma in questa circostanza sì, era diciamo più bello, poi sicuramente certo, saremmo andati a perdere Castel Fiorentino, aver vinto 59-57 noi sarebbe stato meglio, nel senso che senso che meritavamo magari l'incontro. Io ti dico che se mi chiedi se sono contento, no, non sono contento. Certo. Sono contento di tutto, della stagione, di quello che abbiamo fatto, della crescita che stiamo facendo, ma non sono per niente contento degli ultimi secondi di questa partita. Assolutamente no. Vicepresidente Massimo Lanucci, serata no questa sera veramente per i nostri ragazzi. Si sono dati da fare non per l'impegno, ma chiaramente hanno trovato una squadra tosta, una squadra veramente efficace, una squadra e poi corroborata da due arbitri che non sempre sono stati all'altezza della situazione. È stata un'annata che è partita magari un po' in sordina, poi i ragazzi sono venuti fuori nella seconda parte del campionato con una serie importante di vittorie che ci ha portato ai play-off, per cui già lì avevamo, come dire, superato il nostro obiettivo primario, che era quello di non retrocedere. Siamo entrati in punta di piedi in questi play-off, ce la siamo giocata con una squadra molto molto ostica, una squadra che
ti fa giocare poco, ti fa giocare male, i nostri ragazzi ce l'hanno messa tutta, devo dire ce l'hanno messa tutta, per cui c'è solo da fargli un plauso, diciamo che si è trovata una serata un po' sbagliata perché c'è mancato qualche punto da parte di Cutini, da parte di Brandini, che forse, dico forse, in un'altra serata potevano darci qualcosa di più, però è come dire cercare l'uovo e il pelo nell'uovo, perché effettivamente devo dire che la società, indipendentemente da tutto, è strafelice di quello che hanno fatto i ragazzi. Prova ne è che stasera avevamo veramente il palazzetto stracolmo, e questa è una bella soddisfazione, un bel successo.